Sportivi siciliani di TVM Palermo, bentrovati con Penalty, bentrovati con la puntata del giovedì che parlerà solo di calcio dilettantistico siciliano, ma parleremo in modo particolare dei 4 gironi del campionato di promozione, ma anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito con la promozione, subito con il girone A. Ultima giornata del campionato, tabellino dei risultati di domenica. Città di San Vito Lo Capo batte Castel Termini 3-0. Partini Caudace batte Empedoclina 7-5. Giardinellese Marsala 1-1. Bagheria Calcio batte Iccarense 1-0. Camarat batte Cus Palermo 1-0. Parmonval batte Alba Alcamo 1928 7-1. Ed infine San Giorgio Piana batte Gemini Calcio 5-1. Guardiamo adesso la classifica, dove il San Giorgio Piana, arrivando primo, la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. San Giorgio Piana 58 punti, con 54 Parmonval e Città di San Vito Lo Capo, con 46 Marsala e Bagheria Calcio, 40 punti Camarat, Cus Palermo e Gemini Calcio, 39 punti Partini Caudace, con 29 Alba Alcamo 1928. 28 punti Castel Termini, con 18 Giardinellese, 16 punti Empedoclina, chiude la classifica Liccarense con 0 punti. Guardiamo pure il tabellino dei play-off e dei play-out che partiranno domenica prossima. Per quanto riguarda i play-off, gli incontri saranno Città di San Vito Lo Capo Marsala e Parmonval Bagheria Calcio. La finale si disputerà domenica 28 di aprile. Per quanto riguarda i play-out, lo scontro sarà tra Giardinellese ed Empedoclina. Si giocherà domenica 21, mentre invece Liccarense è già retrocesso in prima categoria. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B, dove ha trionfato il Rosmarino. Ultima giornata di campionato, eccola qua la schermata dei risultati. Valle del Mela, Nuova Azzurra Fenice 1-1, Aluntina batte Atletico Messina 5-1, Aquila Nuova Rinascita 3-0, Città di Mistretta batte San Fratello 2-1, Lascari Cefalù batte Sant'Angiolese 5-2, Gioiosa Promende Calcio 1-0, Rosmarino batte Città di Galati 5-1. Ennesimo campionato vinto per il Rosmarino, la scorsa stagione vincente nel campionato di prima categoria, quest'anno vincente nel campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Rosmarino 60 punti con 59 Città di Mistretta, 50 punti Gioiese con 41 Aquila e Lascari Cefalù, 36 punti Città di Galati, 32 Valle del Mela Calcio e Nuova Rinascita, con 31 punti San Fratello, 30 punti Promende Calcio, 29 punti Aluntina e Sant'Angiolese, 22 Atletico Messina, chiude la classifica Nuova Azzurra Fenice con 10 punti. Guardiamo adesso il tabellino dei play-off e dei play-out. Per quanto riguarda i play-off, ci sarà una semifinale giorno 21 tra Gioiese ed Aquila. La vincente poi giocherà contro il Città di Mistretta la finale il 28 di aprile. Per quanto riguarda i play-out, retrocede in prima categoria la Nuova Azzurra Fenice, mentre domenica prossima, domenica 21 di aprile, la finale play-out sarà tra Sant'Angiolese e Atletico Messina. Settembre 2023, 14 aprile 2024, 217 giorni dopo, alla fine di una strepitosa cavalcata, arriva l'agognata e meritata conquista dell'eccellenza per la Rosmarino del presidente allenatore Biagio Tomasi. Proprio nell'ultima, quella dell'apoteosi, ha invitato alla festa d'eccellenza il Città di Galati, ampiamente salvo, che ha giocato la sua gara gelando, nonostante l'alta temperatura, il Fresina dopo appena 6 minuti con il vantaggio di Protopapa. Padroni di casa che hanno il tempo di metabolizzare il gancio galatese e riequilibrano la gara prima del quarto d'ora con il bomber calabrese, su assistenza di Frisenda, ex giallo-rosso-blu. Tanti i big all'interno della capolista e ultimamente a inserire la marcia in modalità vittoria del campionato ci han pensato Calabrese e Arcuri. Sì, proprio lui che mette la freccia al 19esimo proprio sul geniale servizio del bomber ex Gioiosa. Scollinata la mezz'ora arriva la svolta definitiva alla stagione di Paterniti e compagni.
con la concessione di un penalty e conseguente espulsione di Giovanni Bontempo. Calabrese buca la rete dell'altro Bontempo e mette in discesa il pomeriggio bianco-granata. Entusiasmo alle stelle e brilla anche il genio e la sregolatezza di Juculano, che inebria la platea con uno slalom che sbatte solo ed esclusivamente sul palo dell'estremo ospite. Prova generale a ciò che si verificherà qualche minuto più tardi, quando il 10 di casa mette il sigillo ad una stagione meravigliosa, siglando la rete del poker di giornata e la sua personalissima ottava realizzazione stagionale. Il tramonto del giorno del giudizio si colora ancora di granata grazie alla 14ª realizzazione di Calabrese, che ufficialmente induce l'entourage di casa a ghiacciare ancora di più le casse di spumante. La ripresa è pura accademia, con le due compagini che giochicchiano in attesa del 90esimo. Gara che sostanzialmente rappresenta una passerella per coloro che hanno avuto meno spazio durante la stagione e sa di standing ovation per parecchi interpreti della marcia trionfale dei ragazzi di Tomasi, di Castrovinci, di Restifo, di Proto e di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto. Al triplice fischio festa grande e scene di gioia con il pubblico festante ad osannare un gruppo fantastico, fatto di esperienza con in testa tra gli altri Seba Paterniti, autentica saracinesca, Galati, uomo silenzioso ma efficace, Zingales, capitano e pendolino inesauribile, Ghirardi, centrale sudamericano delizioso, Frisenda, umile e prezioso, Arcuri, travolgente e cinico, Calabrese, semplicemente meraviglioso, Juculano, essenza del calcio, Bontempo, professore con cattedra ridotta ma utilissimo, Cangemi, aratore delle corsie, Venuto, polmoni al servizio del gruppo, Paone, vero e proprio uomo spogliatoio e preziosa spalla del mister, e andando avanti con i giovani Rai, Lanza, Alabbi, Giuttari, Crucitti, Di Pane, sempre pronti a dare il loro contributo all'interno dei 217 giorni di lavoro. Seconda promozione consecutiva, il piccolo centro nebroideo arriva nel calcio che comincia a contare, dove troverà sodalizi blasonati. Tra qualche settimana si comincerà a pensare al futuro, adesso è tempo di far festa. Un'intera comunità di 1165 abitanti che il 14 aprile 2024 non lo dimenticherà facilmente. Anzi, crediamo che rimarrà indelebile nelle menti e nel cuore di tutti i militellesi. Benvenuta Sua Maestà Eccellenza! Il lieto fine per il Mistretta non c'è stato. I biancoazzurri, nonostante la vittoria contro il San Fratello, non sono riusciti a centrare la promozione diretta in eccellenza, chiudendo alle spalle del Rosmarino, che con una lunghezza di vantaggio sugli amastratini ha tagliato da primo classificato il traguardo del massimo torneo dilettantistico regionale. Nulla di perso comunque per la formazione allenata da Andrea Filetto, che avrà ancora la chance dei playoff per tentare l'assalto alla categoria superiore. Nel match casalingo dell'ultima di campionato contro il San Fratello, la squadra del presidente Antonino Sgro ha comunque svolto appieno il suo compito, riuscendo in rimonta a battere i neroverdi, che al 41esimo si portano in vantaggio grazie al quarto centro stagionale di Praticò, abile a mettere alle spalle di compagno l'invito di De Gregorio e mandare le due squadre all'intervallo sul punteggio di 1-0 per i sanfratellani. Nella ripresa però il Mistretta rimette subito la sfida in parità con Di Giovanni, lesto di testa ad anticipare tutti e firmare così l'1-1, il suo quarto sigillo in maglia bianco-azzurra. Rimonta che gli amastratini completano al minuto 64, quando Gagliano da pochi passi spedisce alle spalle di D'Amico il pallone che regala ai suoi la vittoria e che gli vale come quarto centro del campionato. Finisce così, il Mistretta chiude dunque al secondo posto in classifica con 59 punti e accede alla finale playoff del girone, mentre il San Fratello, con la salvezza già acquisita da qualche giornata, sarà anche nella prossima stagione ai nastri di partenza del campionato di promozione. Passiamo adesso al girone C, dove si è deciso tutto proprio nell'ultima giornata di campionato.
Si è giocata la 13ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Santa Domenica Vittoria batte Città di Calatabiano 3-0. Real Aci batte Sant'Alessio 6-3. Belpasso FC 2014 batte Ace Galatea 3-2. Nicosia batte Città di Aci Catena 5-1. Città di Aci Sant'Antonio batte RSC Riposto 2-1. Villa Rosa batte Real Suttano 2-1. Valdinisi batte Caggi 4-0. Vincendo una partita difficilissima contro l'RSC Riposto, il Città di Aci Sant'Antonio corona il sogno di ritornare nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Guardiamo la classifica finale. Città di Aci Sant'Antonio 62 punti, con 60 il Nicosia, 59 punti il Real Aci, con 51 RSC Riposto, 43 punti Belpasso FC 2014, con 39 Villa Rosa, 33 punti Valdinisi, con 30 Santa Domenica Vittoria, 26 punti Sant'Alessio, Aci Galatea e Real Suttano, 22 punti Caggi, 16 punti Città di Aci Catena, chiude la classifica il Città di Calatabiano con 7 punti. Città di Aci Sant'Antonio dunque vincente in questo girone C del campionato di promozione, questa è la schermata dei play-off e dei play-out. Per i play-off, domenica 21 si giocherà Real Aci RSC Riposto. La vincente giocherà la finale giorno 28 contro il Nicosia. Per i play-out, retrocesso in prima categoria il Città di Calatabiano, la finale play-out sarà domenica prossima tra Caggi e Città di Aci Catena. Il Belpasso chiude in bellezza l'annata 23-24 e per la terza volta di fila entra nella top 5 di promozione. Qualche rammarico per non aver centrato i playoff come l'anno scorso. Molte soddisfazioni per aver compiuto l'operazione giovani, da sempre in linea coi programmi societari. Unica pecca è il brutto infortunio alla spina, a ripresa inoltrata. In un torneo dove fa festa Aci Sant'Antonio, che rivede l'eccellenza, e il Nicosia passa diretto in semifinale per distacco proprio sul Belpasso, i biancazzurri riscattano l'ultimo mese un po' in ombra, approcciando al meglio sull'Aci e Galatea, salvatosi da un pezzo. Lupo sfiora la traversa dai 20 metri in avvio sfruttando assist di Binanti e Luca in tandem. Quindi è la Spina in vetrina a giocarsela con un destro forte che il portiere acese Spina salva in corner. Il vantaggio al 19esimo, la Spina attende salvo Binanti che cerca e trova il palo interno per l'1-0. Per l'attaccante del 2004, giunto in gennaio, prima firma in biancazzurro. Rispondono gli ospiti con Raciti che impegna Colonna, tributo sostanzioso di applausi per una stagione da protagonista tra i pali. Dall'altro lato la Spina se l'allunga troppo su cross di Luca e sfuma il raddoppio lasciando così campo all'Aci e Galatea che nel giro di 4 minuti ribalta il risultato. Prima, ovvero al 33esimo, per via di un rigore apparso il più fantasma per questo presunto contatto tra Ceresuolo e Milizia. Rigore trasformato da Costa che vale l'1-1. Poi per via di un diagonale dello stesso Ceresuolo al 37esimo che finalizza un'azione sulla quale il Belpasso ci ha messo del suo per agevolare l'avversario. Incalzano i Granata in questa fase della partita e Barbaro sfiora il tris, ancora Colonna abbassa la Saracinesca e dice no. Nel finale di tempo si vede Damiano Alberio che sfrutta un cross negli spazi ridotti al minimo da parte di Luca. Para Spina a terra come accade poco dopo sullo stesso fantasista che quest'anno è stato il miglior realizzatore del gruppo con 7 reti. Al cambio campo si parte con Antonio La Spina che calcia alto, ma quel che lo attende dopo sarà il momento più triste della partita, ovvero nel tentativo di compiere un'acrobazia cade male su una spalla ed è costretto a lasciare dopo quasi un quarto d'ora di fermo tra gli applausi rilevato da Damiano Sciolino, classe 2008. Il più giovane dei convocati è pronto a rafforzare l'ottica linea verde della società. Intanto Binanti fallisce un clamoroso due pari al quarto d'ora, pari che però non tarda ad arrivare. Gran giocata di Alberio sul lato corto dell'area destra, Luca accompagna Ignazio Lupo che impatta e segna il suo quarto centro stagionale che vale il 2-2 al 29esimo. Poi imperano i legni al Nuccio Marino e la partita rimane in bilico per un bel pezzo. Prima Luca in solitaria coglie la traversa e sul proseguo dell'azione il neoentrato Giuseppe Giuffrida conclude alto. Poi Lupo vicino al bis personale, nel primo caso assistito da Milizia ancor prima da un pallone interessante proposto da Sciolino, nel secondo col pallone sporcato da Spina, ma all'ennesimo tentativo
Giuffrida, dalle linee di fondo, si inventa questa parabola da fermo che vale il meritato 3-2 al 41esimo. Per un altro degli aggregati a stagione in corso si tratta del secondo gol in stagione che in definitiva si accompagna ai sopra citati autori dei centri precedenti, più i tre di Montalto, i due di Egitto e quelli di Tirri, Pietro Nicolosi, Conti, Riolo, Carbonaro, Milizia e Di Pietro. I pali diventano gioia del gol negata anche per l'ACI e Galatea che chiude nel maxi recupero in avanti con Cerasuolo, Talotta e di nuovo con Cerasuolo. Nell'istantanea di questo tiro, scrive sul nome delle cronache calcistiche belpassesi anche il 2007 Francesco Doria, nel frattempo in campo al posto di Colonna per la passerella finale. Insomma, una partita che ha divertito nell'ultimo capitolo della stagione e che consente al Belpasso di chiudere in promozione Girone C a quota 43 punti. Da oggi il rompete le righe, da domani il meritato riposo per tutti. Tra qualche settimana si tornerà sulle scrivanie per disegnare e pensare l'immediato futuro. Un campionato a dir poco straordinario, condito da tanti numeri, da tanti record. Ahimè non è bastato per fare il salto di categoria direttamente, ma come hai detto tu, noi siamo una neopromossa e quello che è stato fatto nel campo è dell'incredibile. Devo fare i complimenti per la stagione a tutti i ragazzi, uno per uno, sono stati encomiabili, sono stati sempre sul pezzo, non hanno mai mollato. Hanno dato tutto per questa maglia biancorossa e ne vado veramente fiero. Faccio i complimenti anche alla Sant'Antonio che ha vinto il campionato e faccio anche i complimenti per coloro che hanno raggiunto i playoff, l'ACI e il Russo Calcio, eppure coloro che si sono salvate durante l'arco del campionato e che vinca il migliore durante la gara dei playout. Questa finale raggiunta, l'ennesima finale raggiunta, parte da un percorso di 3 anni. Un percorso fatto di tanto lavoro, di tanto abnegazione soprattutto al lavoro, dalla dirigenza che si è spesa in questi 3 anni per mettermi nelle migliori condizioni di poter allenare, dal primo gruppo che ci siamo salvati, dal secondo che ha ottenuto un qualcosa di incredibile anche l'anno scorso, pur avendo perso la finale, poi le finali si perdono. Ahimè, la differenza la fanno i dettagli, perché veramente è una lotteria, sono partite secche, sono partite da dentro o fuori e quindi lì devi saper reggere la pressione, anche determinate situazioni di gioco. Noi l'anno scorso siamo arrivati in finale con 2 assenze importantissime, quelle di Omar e Pinani, quindi giocare la finale senza quelle 2 pedine fondamentali per noi era una grave perdita. Quest'anno ci arriviamo con una consapevolezza, una crescita, una maturità, che noi quei 2 punti, quei 4 punti che abbiamo perso all'andata, nel girone di ritorno ci siamo riconfermati sempre con i 30 punti, abbiamo fatto secondo me un cammino, un percorso di crescita, soprattutto da febbraio fino alla fine, incredibile, perché i risultati sono sotto l'occhio di tutti, dove noi ogni partita abbiamo sempre dominato la gara e anche oggi abbiamo completato il campionato con una grande prestazione. In questi 2 anni abbiamo fatto veramente dei miracoli, sia col futsal che col calcio 11. E ci credevamo, a fine primo tempo ci credevamo. Giustamente le partite si giocano 90 minuti ed è successo che alla fine l'ACI Sant'Antonio ha vinto. Abbiamo lavorato molto bene, tutta la società, tutti i dirigenti insieme, abbiamo creato questo gruppo, e abbiamo guardato tantissimi giocatori per arrivare a questo punto, insieme al mister abbiamo fatto tutto questo lavoro. Non ce l'aspettavamo, però è stato veramente un anno fantastico per noi, sia per tutti e 2 i campionati che abbiamo fatto e anche per il settore giovanile che sta crescendo tanto e siamo molto contenti di tutti. Quest'anno abbiamo fatto veramente bene, io penso che un bell'8 ce lo meritiamo tutti, sia il calcio 5 che il calcio 11 che il settore giovanile, veramente, sono molto contento di quello che abbiamo fatto.
Ultimo match della regular season, si chiude il campionato al Comunale di AC Sant'Antonio con la sfida tra i padroni di casa e la Russo Sebastiano Calcio. Sant'Antonesi alla ricerca della vittoria che li consacrerebbe campioni RSC già matematicamente ai playoff, ma con l'animo di chi vuole onorare fino alla fine il torneo. Pronti via, minuto 15, squillo numero 1 del match, Platania in verticale per Borzì, scarico per Castorina che scende tra le linee per creare spazio, fiammata in rapidità, poi tocco spaziale per l'inserimento di Puglisi che davanti a Moschella trova il varco vincente e fa 0-1. Azione stratosferica per il vantaggio RSC con Salvo Puglisi al suo secondo centro in campionato. Poco dopo prova a reagire allora l'AC Sant'Antonio, lo fa ad azione d'angolo battuto dalla sinistra, pallone che viene respinto e allora contropiede dei biancoblu orchestrato da Palazzolo che ha tanto campo e può avanzare. Tocco per Patanè che allarga subito sulla destra per Castorina. Filtrante visionario con l'esterno. Patanè col destro trova la respinta di Moschella. C'è la fiammata dei padroni di casa, sgasata di Leotta sulla destra. Pallone in mezzo per Calarco di testa, botta sicura, cisterna se la ritrova lì. Ancora RSC qualche minuto più avanti, in distensione offensiva, Castorena stop e apertura per Borzì, subito per Martinez che accompagna, poi Palazzolo sale, cambia lato, proprio per Castorena in area che col destro incrocia bene, secondo paratone di Moschella che salva i suoi. Finisce così la prima frazione, RSC avanti di 1 ad AC Sant'Antonio nella ripresa. Subito padrone di casa alla ricerca del gol e allora Gallo nello spazio per lo scatto di Catania che entra in area sinistro sul secondo palo, mostruoso cisterna in calcio d'angolo. Al 52esimo però cambia il match, episodio chiave sul cross di Catania, arpiona Leo in mezzo all'area, cade giù il centravanti sant'antonese ed è calcio di rigore. Dal dischetto va poi Mattia Leotta che incrocia forte col mancino, pallone all'angolino, pareggio. AC Sant'Antonio con il gol dell'ex ed è 1-1. Gioca comunque la sua gara alla RSC, errore in disimpegno dei padroni di casa. Si aziona allora il motore di Martinez che punta l'area sinistro, potente ma centrale dal limite, altra risposta di Moschella. Minuto 65, spinge forte adesso l'AC Sant'Antonio, il giro palla ai 20 metri che libera Gallo, il tocco per Catania in mezzo all'area, tiro cross su cui sbuca Grassi Bertazzi che a porta vuota non sbaglia e fa 2-1. Non si accontentano adesso del vantaggio i biancazzurri che vogliono chiuderla, converge al centro Leotta in azione personale, gran parata ancora di cisterna. Sempre Leotta protagonista con questa azione devastante nell'uno contro uno, pallone sul secondo palo per Barbagallo che va col mancino e spacca il palo. L'ultima fiammata del match è però della RSC con Ruggeri per Salemi in mezzo, colpo di testa con Moschella che blocca in tuffo. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Festeggia l'AC Sant'Antonio, RSC che con orgoglio e lealtà esce a testa alta. Ripostesi che prepareranno adesso la sfida playoff contro il Real Aci. La favola dell'AC Sant'Antonio che vince il campionato di promozione comincia, come ogni racconto del genere che si rispetti, con un outsider che non ha nessuna intenzione di emergere, ma che le circostanze portano più in alto di quanto non ci si possa aspettare, come la povera Cenerentola che diventa principessa del regno, come lo scudiero Semola che estrae la spada dalla roccia e diverrà Artù di Camelot. Così l'AC Sant'Antonio che si presentava ai nastri di partenza voleva solo stare tra le prime, ma poi le circostanze, la fortuna e naturalmente l'impegno e il lavoro hanno portato l'outsider a vincere il campionato. Nei panni della fata madrina o del mago Merlino di questa favola c'è il presidente Domenico Bella che ha creduto in quell'outsider costruendogli attorno un progetto che parte da lontano.
abbiamo imparato a stare nella promozione, sempre nel girone C. Quest'anno abbiamo rinforzato la squadra, sapevamo che potevamo essere tra le prime tre squadre di questo girone e abbiamo avuto un percorso un po' altalenante nel girone d'andata, ma abbiamo chiuso a 28 punti. Girone di ritorno invece ci siamo rinforzati ulteriormente e abbiamo puntato, non nascondo, a vincerlo, anche se era difficile perché tre squadre di altissimo livello come Russo Sebastiano, Nicosia e Real Aci partivano veramente con i favori del pronostico. E come spesso accade nelle favole, nei momenti di difficoltà che si riconosce la tempra dell'eroe e nel momento della caduta che il protagonista capisce davvero che può arrivare fino in fondo. Il girone di ritorno abbiamo cominciato benissimo, battendo proprio Real Aci a casa sua, e là abbiamo cominciato a capire che potevamo avere le stesse chance sia del Real Aci sia del Nicosia, che stavano andando veramente bene. Paradossalmente c'è stato altri due momenti dove abbiamo creduto di poterlo vincere. E paradossalmente dietro, quando abbiamo perso col Santa Domenica Vittoria a Randazzo 4-1, i ragazzi hanno cominciato a capire che, diciamo, potevano dare molto di più, e da là è cominciata una cavalcata pazzesca con, credo, 8 vittorie di fila. E la vittoria che mi ha dato la percezione come segnale è stato con l'AC Galatea. Noi in 3 minuti siamo passati all'inferno, al paradiso. Rigore della Cicalatea sbagliato, rigore nostro insaccato. Ma come tutte le favole che si concludono con un lieto fine, manca ancora la parte del dopo, quella che la storia non racconta. Cenerentola che diventa la moglie del principe, Artù che si circonda dei cavalieri della tavola rotonda. Per l'AC Sant'Antonio il dopo si chiama campionato di eccellenza, dove bisognerà andarci per provare quantomeno a fare bella figura. Non siamo andati in eccellenza per diciamo così, fare le comparse. Noi attrezzeremo una formazione, una squadra che ci permetterà sicuramente di fare un campionato tranquillo, perché dobbiamo imparare anche a stare in una categoria che fino ad ora l'avevamo vista solamente dai filmati. Sarà una categoria molto competitiva, dove ci sono fior fiore di squadre di città importanti. Quest'anno ci sarà il Vittoria, ritengo c'è il Modica, altre squadre di altre città importanti, per cui noi ci attrezzeremo per fare bene. Come capita a volte nelle favole, la fine di una può essere il punto di partenza per l'inizio di un'altra storia, forse ancora più bella. Chiudiamo con il campionato di promozione e parliamo del girone D. C'era da decidere soltanto la griglia playoff per quanto riguarda questo girone che, come abbiamo già detto parecchie volte, è stato vinto dal Vittoria. Guardiamo i risultati di domenica scorsa.
Città di Avola 2020 batte Città di Caricattini 3-1. Scicli batte Mister Bianco Calcio 2-1. Priolo Gargallo vittoria 2-2. Pro Ragusa Masco Lucia San Pio X 4-4. SC Palazzolo batte Frigentini 4-1. Villaggio Sant'Agata batte Virtus Ispica 2020 2-1. Visini Calcio batte Megara 1908 1-0. Vittoria al primo posto con 68 punti, eccola qua la schermata della classifica. A seguire con 62 Città di Avola 2020, 58 punti Priolo Gargallo con 48 SC Palazzolo, 45 punti Vizzini con 43 Megara 1908, 35 punti Frigentini con 34 Mister Bianco Calcio, 32 punti Pro Ragusa, 29 Scicli, 25 punti Villaggio Sant'Agata con 21 Città di Canicattini, 15 punti Masco Lucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica con meno 1. Vittoria promossa nel campionato di eccellenza, mentre per quanto riguarda la griglia playoff, eccola qua la schermata, la partita si giocherà giorno 21 e sarà tra Città di Avola 2020 Priolo Gargallo. Per i play-out, Virtus Ispica 2020 retrocesso in prima categoria, mentre la finale sarà giorno 21 tra Città di Canicattini e Masca Lucia San Pio X. Vanno i miei complimenti al Vittoria, alla Città di Vittoria, per la vittoria del campionato. Noi abbiamo dato merito alla loro vittoria con l'ingresso, giocando una partita a viso aperto. Io penso che oggi è stata una bella partita fra due squadre che non si volevano fare male, di conseguenza penso che il risultato poi sia stato quello giusto. C'erano molti ragazzi che magari hanno giocato di meno, qualcuno che era diffidato è andato fuori. Insomma, la partita è stata giocata dai miei ragazzi in maniera impeccabile, ancora una volta, ma va dato atto a questi ragazzi, usciamo imbattuti in casa in questo campionato, terzi in classifica, imbattuti nel giorno di ritorno, numeri straordinari, andiamo a fare una finale di playoff di girone, il che era impensabile a inizio campionato. Ripeto, questa squadra si doveva salvare, un'età media di 20 anni e poco più. Di conseguenza non posso essere orgoglioso di questi ragazzi, ma ancora non è finito. Ora, una volta che siamo nel ballo, vogliamo ballare. E di conseguenza ci andiamo a giocare la partita con l'Aula a viso aperto e senza paura di niente e di nessuno. Beh, abbiamo incontrato il Priolo che secondo me ha fatto un campionato strepitoso, perché è una squadra molto giovane, una squadra che ha tenuto testa a tutti, è stata capace di andare a vincere anche in casa dell'Avola. Da noi è uscita sconfitta, ma comunque aveva già dimostrato all'andata di essere una buona squadra, quindi complimenti al Priolo, al mister e alla società che ha allestito questa squadra giovane ma di grande qualità. Noi abbiamo fatto il campionato che avevamo in previsione di fare. Non è mai facile vincere, non è mai facile vincere come abbiamo fatto noi, da imbattuti. Oggi abbiamo chiuso imbattuti, abbiamo, con il risultato di oggi siamo arrivati a quota 100 gol realizzati, quindi in Italia forse siamo la squadra, siamo la squadra che ha realizzato di più come media gol, la squadra che ha subito meno, una delle migliori difese, è una squadra imbattuta, quindi abbiamo vinto, abbiamo mantenuto le aspettative, abbiamo fatto veramente bene. E oggi è stata una partita dove è stata partita vera, naturalmente con motivazioni diverse, però una partita ben giocata, una partita dove abbiamo avuto modo di apprezzare ancora la qualità dei ragazzi del Priolo e il nostro cinismo, l'esperienza dei nostri giocatori, alcuni tenuti a riposo perché domenica prossima avremo la semifinale d'andata di Coppa Italia, che è un altro nostro obiettivo stagionale. Insomma, ci abbiamo fatta un'annata molto difficile, però insomma l'obiettivo, il primo obiettivo è stato centrato, adesso ci concentreremo sulla Coppa. Per quanto riguarda l'Avola, già l'ho detto in passato tramite la nostra pagina, che gli abbiamo fatto i complimenti, perché l'Avola nonostante tutto ha fatto un campionato molto 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 importante, ci ha dato filo da torcere e penso che ci sono tutte e due squadre che magari diverse, ma fondamentalmente tutte e due forti. Ecco, se fino al campionato si è chiuso 2 giornate fa e non 10 giornate fa, ci sarà un motivo. No, il tempo passa anche per Fabio D'Agosta. Però ho sempre pensato che il calcio è passione, no? E fino a quando c'è il fuoco dentro si continua. Poi, per carità, prima o poi ci sarà una fine, okay? Meglio poi che prima, però è chiaro, con la passione che hai dentro si possono ottenere veramente risultati.
Passiamo adesso al campionato di prima categoria. Domenica si è giocata l'ultima giornata in tutti i 6 gironi. Pertanto abbiamo i verdetti finali sia per quanto riguarda la vittoria conclusiva del girone, ma anche per quanto riguarda le griglie playoff e playout. Partiamo subito con i risultati, le classifiche e poi chiaramente con le immagini. Quattordici anni dopo l'ultima volta il Monforte torna nel campionato di promozione e lo fa proprio negli ultimi 90 minuti della stagione regolare, chiudendo in testa al girone C di prima categoria con 66 punti, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, entrambe arrivate fuori casa, e potendo vantare l'attacco più prolifico con 74 gol fatti e il capocannoniere del torneo Peppe Dama con 26 centri. Al franchino Monteleone di Lipari serviva la vittoria e i monfortesi che sin da subito spingono alla ricerca del gol, provandoci con Dama che per due volte di testa non riesce però a bucare la porta difesa da Taranto. Il Lipari non sta a guardare al dodicesimo, solo la decisiva parata di Celona nega a Foti la gioia del vantaggio. Non è da meno il suo dirimpettaio Taranto che al 33esimo è decisivo sul diagonale di Mastroieni, mentre un minuto più tardi risponde presente sulla zuccata del solito Dama. Nel finale di frazione da registrare due rigori invocati, uno per parte, prima è il Lipari che vorrebbe assegnato il penalty su Ranzino e subito dopo gli ospiti per un tocco col braccio di Restuccia, ma in entrambi i casi il signor Callipo dice di no. Nella ripresa, dopo l'occasione iniziale a favore dei locali che si divorano il vantaggio con Felice Puglisi che manda sul fondo il perfetto assist di Foti, il Monforte inizia a spingere e così, dopo aver fatto le prove del gol con Sciliberto, Dama e Bartuccio, i neroverdi segnano la rete promozione al minuto 52 quando Sciliberto entra in area e col destro mette alle spalle di Taranto, facendo così Lipari 0 Monforte 1, e per Sciliberto si tratta della sesta rete stagionale, la quinta in campionato con la maglia del Monforte. Ospiti che tentano di chiudere i conti, ma il colpo di testa di Mastroieni al 53esimo è bloccato dal portiere, quindi il destro a giro di Venuti due minuti dopo scheggia il palo alla sinistra di Taranto, ed infine ancora Venuti al 72esimo spara sul fondo a porta spalancata. Il Lipari avrebbe comunque la palla del pareggio, ma Cincotta calcia in bocca a Celona l'invito di Foti. Poi al triplice fischio di Callipo la festa sperata dal Monforte può finalmente cominciare. Non pensavamo veramente di arrivare a giocarcela fino all'ultima giornata, visto e considerato l'andamento del campionato che avevamo tenuto. Il grazie va a questi ragazzi meravigliosi, a questi ragazzi che non hanno mai mollato, alla società che mi ha sempre supportato e sopportato, dandomi sempre materiale umano e tutto quello che serve per fare bene in un campionato. Non abbiamo mai mollato e oggi è arrivato giustamente questo traguardo, questa vittoria, questa benedetta promozione. Lo dedico soprattutto a chi ha creduto sempre in me, anche quando ci sono stati momenti di difficoltà, alle persone che mi vogliono bene, ai miei cari, alla mia famiglia, alla mia compagna, a tutti quelli che veramente mi hanno tenuto sempre dandomi forza per non mollare mai. Ho detto ai ragazzi di rallentare perché
sembrava brutto chiudere il campionato troppo in fretta, gli è stato rallentato un pochettino, tanto lo vinciamo ugualmente, infatti l'abbiamo vinto, una parte di scherzo, è stato un campionato veramente duro, il Villafranca fino alla fine ha lottato, io credo che noi siamo stati la squadra più forte di tutto il campionato e non abbiamo rubato niente a nessuno. Io la dedico a tutti, sia a tutti i soci che quest'anno mi hanno accolto in questa società dopo 15 anni che ero fuori, avevo portato il Monforte, come ben sapete, in eccellenza, però poi avevo detto stop al calcio, mi hanno accolto di nuovo quest'anno e siamo riusciti a ripetere le gesta di 15 anni fa. Volevo ringraziare mister Cambria, la società, il presidente Pagano, il direttore Giampiero Cia, Pietro Vianni e tutti i suoi collaboratori. Scusa se mi dimentico qualcuno, non ci hanno fatto mancare niente e adesso ci godiamo questa vittoria del campionato che l'abbiamo meritato. Per 22 partite siamo stati primi in classifica, dopo abbiamo avuto un mese di blackout, si può dire, ma poi abbiamo recuperato. Adesso vogliamo vincere anche la Coppa. Non guardo la classifica marcatore perché sono agli sgoccioli della mia carriera. Adesso faccio 38 anni, lunedì prossimo, quindi cerco di vincere questa Coppa e dopo vediamo cosa succede il prossimo anno. Stagione che era iniziata con altri propositi, perché noi cercavamo un posto a sole di migliorare il sesto posto dello scorso anno, quindi volevamo con tutte le nostre forze fare disputare i playoff. Poi a dicembre, guardando la classifica, abbiamo visto che bastava poco per poter fare campionato di vertice, quindi si è deciso di puntellare la squadra. E i risultati ci hanno dato ragione e adesso siamo arrivati a questo epilogo che secondo noi è strameritato. Abbiamo fatto partita sin da subito, i ragazzi sono stati bravissimi, l'approccio è stato eccezionale a dir poco. Ovviamente contro una squadra che non aveva nient'altro da dire a questo, da chiedere a questo campionato, quindi è un po' sottotono. Ne abbiamo approfittato subito e così ho avuto la possibilità di gestire al meglio la situazione dei diffidati e magari qualcuno che rientrava da piccoli infortuni. E crediamo di averlo fatto al meglio. Questo campionato finirà con uno spareggio, quindi prepariamoci bene e ci facciamo trovare pronti. Poi se malauguratamente dovessimo perdere quella partita saremo pronti eventualmente per disputare i playoff. Però ripeto, resta il rammarico che purtroppo il regolamento è cambiato, perché ad oggi, visto che nei due scontri diretti siamo stati un attimino più fortunati, dove abbiamo preso 4 punti, magari con un altro regolamento ad oggi avremmo vinto il campionato. Però voglio dire, prendiamo il regolamento per quello che è, per quello che ci ha dato il campo, e sappiamo che da qui in avanti saranno tutte finali a prescindere, quindi noi ce la metteremo tutta per vincere quella partita e sappiamo che loro, da parte loro, faranno altrettanto. Poi vediamo che cosa succede in futuro, però noi sicuramente siamo pronti atleticamente, questo sì. Sappiamo di incontrare una gran bella squadra che farebbe oggi, secondo me, farebbe pure i playoff, probabilmente in promozione. Visto il blasone e il nome dei giocatori che ha all'interno, sappiamo che sarà durissima, sarà difficilissima, ma credo che anche per loro sarà una partita piuttosto tosta. Conoscendo i miei ragazzi venderemo cara la pelle in ogni caso. Noi ovviamente abbiamo fatto il nostro oggi, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a vincere anche oggi. Aspettavamo qualche notizia positiva, comunque speravamo, dagli altri campi, però è andata come doveva andare. A questo punto ce la giocheremo nello spareggio. Queste due squadre che a questo punto faremo lo spareggio sono entrambe preparate per un'ottima partita. E noi comunque giochiamo sempre così, con tranquillità, sia quando siamo in casa sia fuori casa, perché abbiamo la consapevolezza del nostro gruppo. Siamo in questo momento in una buona condizione fisica, però ci aspetta questa finale. Oggi abbiamo fatto il risultato, hanno fatto il risultato anche loro, e ora aspetteremo questa battaglia contro il Giar. Non credo che ci sia una squadra titolare, ma comunque siamo una panchina comunque in forma, e quindi tutti possiamo comunque entrare a giocare.
Finisce con una sconfitta indolore la stagione regolare del Campanarazzo, che da terza iperconsolidata del girone E di terza serie regionale è già proiettata alla semifinale playoff. Sabato 20 aprile al Mazzola, l'atto primo della fase spareggi che, come è noto, è articolato ormai da diversi anni in due gare secche in casa delle migliori classificate, al termine delle quali si materializza l'accesso in promozione che segue quello conquistato in maniera diretta dalle prime classificate. Con la tribuna centrale finalmente riaperta, che darà più stimoli di partecipazione al pubblico proprio nel clou dell'annata, mister Bianchesi in campo con diverse alternative proprio in vista dell'apice stagionale. A riposo Giuca, Russo, Milazzo, Danilo Fazio, D'Arrigo Sapienza, Anfuso e Celi. Chi è stato in campo ha comunque espresso il massimo impegno anche in quest'ultima giornata di fronte alla San Pietro, vincitore per 3-1 e deciso a salvare la prima categoria. Quindi spazio a Costanzo, Giustolisi, Mirabella, Michele Fazio e Gugliuzzo. Insomma, un po' di carte rimescolate in una partita che, dopo una minaccia sventata da Sant'Onocito su arcobaleno di Maugeri, i clarentini hanno avuto il merito di sbloccare al 13° con Nobile, pronto a chiudere uno scambio con Valenti e passare nel traffico locale. Il Campanarazzo sfiora il pari con Mirabella, sinistro energico dalla distanza dopo corner di Fazio allontanato. Decisiva la deviazione di Coco, oltre alla traversa. Poi Testa riceve un traversone dello stesso battitore d'angolo e sfiora il pari in maniera limpida. Quindi Maugeri è già fuori dallo specchio della porta nel correggere di testa su assist, sempre di Fazio. Dall'altra parte il San Pietro può chiuderla con Oazuru Ike, Coco e Pistorio in rapida sequenza, bilanciando in concreto le occasioni avversarie, ma non piazzando quel KO che metterebbe in cassaforte i tre punti con largo anticipo. Certezza di una vittoria per la quale gli ospiti dovranno attendere la metà della ripresa. Dunque al rientro in campo Sant'Onocito si ripete sempre dalla distanza e stavolta su Mirabella che cerca l'incrocio. Al 24° lo 0-2, punizione di Valenti allontanata da Miraglia. Camarà serve Coco che si allarga e conclude trovando la deviazione di Costanzo che spiazza Signorino al momento di bloccare impresa aerea. Palla che varca la linea e raddoppio del San Pietro che al 29° sul lancio dalle retrovie affonda i colpi con un rigore piuttosto discutibile concesso dall'arbitro Alfarini di Enna. Signorino anticipa Valenti in uscita, fallosamente, secondo il direttore di gara. Trasforma Tirendi ed è 0-3. Mentre in campo hanno fatto ingresso Sortino per Gelardi, Palmeri per Mirabella e Messina per Miraglia, a 9 dal termine accorcia le distanze Ciccio Giustolisi, lanciato di esterno destro in profondità da Maugeri. Per il centravanti del Campanarazzo è il secondo gol stagionale. Finisce 1-3, appuntamento a sabato per gara 1 dei playoff. Intanto la società smentisce ogni voce che circola attorno al direttore sportivo Peppe Bruno in merito a un addio e a un coinvolgimento del suo operato presso altri club. A chiare lettere è stato confermato anche per la prossima stagione. Un solo risultato utile per l'obiettivo playoff. Lo ha centrato al fotofinish il Città di Belpasso, che ottiene di diritto un posto per giocarsi le ambizioni in serie superiore. Al terzo anno di prima categoria ci è riuscito dopo averli sfiorati due stagioni fa e dopo la salvezza con coda playout del passato campionato. A Biancavilla, casa del Motta, al termine di una partita dalla posta in palio enorme, dove non si poteva sbagliare da ambo i lati, è diventata scheggia impazzita nella ripresa per via dell'altalena dei risultati. Il giusto premio per quella che è stata una grandissima rincorsa dall'anonimato di classifica alla zona nobile ha dovuto fare i conti con un avversario costretto a giocarsela anch'esso con le intenzioni di fare risultato per evitare un allarmante play-out proprio negli ultimi 90 minuti. Alla fine, per la cronaca, Motta in salvo per miglior differenza reti negli scontri diretti sulla Leo Soccer, ai play-out in casa col San Gregorio per decretare la seconda retrocessa dell'anno. Capitolo playoff, sapremo più tardi, cioè in questo pomeriggio domenicale del 14 aprile, l'avversario del CDB. Dipenderà dall'esito di Real Belvedere Scordia, coi siracusani a 41 punti, meno 2 sui belpassesi, dunque in bilico tra quarto e quinto posto. Quindi o Noto, seconda in classifica, o Campanarazzo, terza. In ogni caso, in trasferta, almeno per il primo turno che scatterà nel prossimo fine settimana. A Moschitta, vicino al vantaggio mottese, risponde Piana da fuori su assist di Consoli e poi Longo che da fuori prova a sorprendere i locali con un sinistro arcuato. Il Città inizia a premere con più forza e Aureliano costringe Roggio a salvare la sfera sotto la traversa mentre Piana di testa è impreciso sull'angolo che ne consegue. Torna a farsi vedere Longo che si libera di un avversario. Il Motta si salva ancora grazie al guardia pali e dopo mezz'ora, cioè al 33°, alla seconda offensiva di questo primo tempo colpisce impietosamente con Pappalardo che raccoglie un lancio dalle retrovie e centralmente fa secco la rosa per l'1-0.
che a questo punto costringe Belpassesi a prepararsi per lo straordinario sotto il sole. Col noto già padrone della scena, San Gregorio, e da buon secondo in classifica, il più 10 di distacco chiuderebbe qui la stagione della squadra guidata da Angelo Spina, che prima dell'intervallo tenta di sfondare con Vittorio Messina prima e Longo poi. Nulla di fatto, Roggio para di tutto e nel frattempo vanno schiarite le idee al rientro in campo sia dalle parti di Lopresti, che rende vita facile a Bruno nella difesa avversaria, sia dalle parti di Longo, che su perforazione del limite di Aureliano e sponda di Borzì fallisce clamorosamente l'uno pari. Ai due si allinea Piana, che su cross di Blangiforti è più intento nel servire Borzì in ritardo nella stoccata. Si affina la precisione, l'ultimo baluardo rimane l'estremo del Motta, che salva sul Longo lanciato da Lopresti. Il tutto nei primi 10 minuti, poi lo speranzoso pareggio, rimessa di Sferrazzo, rovescia Longo e Marco Piana irrompe da 0 metri per il sospirato 1-1. La vena realizzativa dell'esterno sinistro in pallina di prima intenzione il Motta 3 minuti più tardi. Incursione di Borzia ad aprire la difesa avversaria, Sferrazzo appoggia per Piana che fa 1-2. A questo punto, con mezz'ora davanti, sono gli avversari a rischiare seriamente in classifica. La reazione sposta il momento di gioia dalla loro parte quando Russo, a 8 dalla fine, si invola da destra e beffa la rosa con un diagonale che rimette i conti in ordine. La controreazione belpassese è rabbiosa. Da ultima spiaggia, Anastasi, da poco in campo, cerca Longo che spacca la traversa per poi sferrare il 2-3 a tu per tu col portiere. Quindi è lo stesso centravanti a sciupare il match point al 39esimo da ottima posizione. Al minuto 41 il gol che fa entrare il CDB nella storia. Caruso verticalizza per Anastasi, che con freddezza dal limite dell'area deposita nel sacco. Il lascia passare per i playoff. Il 3-2 che rimanda agli spareggi le ambizioni di una squadra indecisa ascesa da 3 mesi. Soltanto il girone D non ha determinato la squadra che la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Ci sarà un appendice, uno spareggio che si giocherà appunto domenica prossima tra Santa Venerina ed Acron Giarre. Vedremo come andrà a finire, noi di penalti chiaramente lo seguiremo con particolare attenzione. Chiudiamo qui la nostra puntata odierna del giovedì, grazie per essere stati con noi. Con Penalty ci rivedremo il mercoledì alle 15.20 sul canale 15 di 7 Gold, ma saremo in replica anche a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Ci rivedremo anche sempre sul canale 19 il giovedì a partire dalle ore 22. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana. Sarà ancora una volta la passerella più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. 11ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere!